Ma sai che è stranissimo? Sa di noce? Adesso mi sembra che sia... Strano. Comunque, Nicola, il C'è solo una cosa che aspetta. punto è questo. Gli iconoclasti sono semplicemente le persone che Ah, sì, stai esagerando. distruggono dei monumenti per motivi ideologici. Questi motivi possono essere religiosi, ad esempio, come magari tra ortodossi. Oppure sai, statue pagane che vengono distrutte, cose così. O anche politici. Come nel caso, sai, dell'abbattimento dei monumenti. Sai, quando cade un dittatore abbattono un monumento. Quello è iconoclastia, cioè lo si fa per ragioni ideologiche. Però esistono due tipi di iconoclastia. Esiste l'iconoclastia rivoluzionaria e quella appunto revisionaria. Quella rivoluzionaria vede l'abbattimento di monumenti che davvero rappresentano il potere in quel momento. Appunto lì, come in quel caso, se quando vengono abbattute le statue degli zar, davvero si abbatte il simbolo di un potere. Se invece quella revisionaria, quando non è che si abbatte un simbolo di un potere esistente adesso, ma dei monumenti che hanno più un valore storico, che appartengono a un'altra epoca. Come appunto nel caso degli Stati Uniti, non è che i confederati siano al potere negli Stati Uniti. C'è gente che è stata sconfitta 150 anni fa. Per questo si tratta di iconoclastia revisionaria, cioè che cosa vuol dire revisione? Vuol dire semplicemente opposta alla rivoluzione, vuol dire rivedere il passato ed eliminare le cose che non ci piacciono del passato, oppure comunque sì, diciamo, come se considerare, sai, prendere un po' le vetrine che ci sono sul passato e murarle, non farle più vedere perché non vanno bene o cose così. Ecco, sarebbe stato invece proprio rivoluzionario negli Stati Uniti se avessero, non so, abbattuto davvero i monumenti del potere attuale, ad esempio le statue di Washington. Non quella di Colombo, ma quella di Washington. Abbattere l'obelisco che c'è lì a Washington e così. O la Statua della Libertà. Quello sarebbe una rivoluzione. Cioè sarebbe davvero un'iconoclastia rivoluzionaria. Perché tu abbatti un simbolo del potere per quello che è adesso. Come nel caso della statua di Indro Montanelli, invece si è trattato di iconoclastia revisionaria. Cioè Indro Montanelli conta oggi. Ma non contava nemmeno quando era vivo. E almeno per la cosa che per cui è stato sanzionato, cioè il colonialismo italiano, è una cosa morta e sepolta. Non ci sono delle persone che dicono ancora sì, dobbiamo, cioè non sono al potere, non c'è nessuna lobby per conquistare l'Etiopia in Italia. Quindi a questo punto revisionare vuol dire che vedi le cose del passato e ci tiri una riga sopra. Questa sarebbe la revisione. Mentre la rivoluzione invece vedi una cosa che c'è adesso e apri al futuro, cioè dici ok, il mondo è stato finora così, ora noi distruggiamo queste cose e ci apriamo al futuro. Mentre invece revisione diciamo: queste cose sono state nel passato, che ovviamente non ci sono più nel presente, e allora noi del presente le eliminiamo dalla storia. È un po' come hanno fatto quelli dell'Isis, cioè lì si è trattato di iconoclastia, ma iconoclastia appunto revisionaria. Perché? Perché non è che Sì, mi gli accadici sono ancora, non è che siano le popolazioni mesopotamiche sono morte e sepolte, cioè intendo le popolazioni mesopotamiche antiche, ci sono ancora, ovviamente.
non è una terra disabitata, però le popolazioni mesopotamiche antiche sono state sepolte dalla storia, quindi non ha senso considerare rivoluzione quello di distruggere dei monumenti degli Assiri. Però c'è anche un altro discorso, cioè non bisogna nemmeno confondere l'iconoclastia con altre cose, come in questo caso la spoliazione. In questo caso sono anche degli spogliatori, perché uno spogliatore è uno che distrugge i monumenti non tanto per ragioni ideologiche, ma anche per soldi. In questo caso sono una via di mezzo, no? Giusto? Perché hanno distrutto i monumenti, però sì, lo facevano per ragioni ideologiche, però poi li rivendevano anche. Quindi erano anche degli spogliatori. Non è che prendessero, di solito un vero iconoclasta prende le, cioè un iconoclasta puro, prende le statue e le getta in mare, fa qualcosa del genere. Non so se sono di bronzo, le fonde, ci fa qualcos'altro. No, sai, conquistano una città nuova, come secoli fa, conquistano una città nuova, prendono le statue equestri del re locale, le fondono e ci fanno cannoni. E poi c'è anche ovviamente il vandalismo, che è ancora una cosa diversa, non è propriamente iconoclasta, perché i vandali non è che lo facciano, ad esempio nel caso di Indro Montanelli non si è trattato di vandalismo, sai che dicono che sono dei vandali, non è vandalismo perché i vandali lo fanno per divertimento, lo fanno, cioè si mettono lì che ne so, a sparare contro una targa commemorativa, ma non è che ci sia dietro, cioè a volte sparano contro una targa per ragioni appunto di iconoclastia, però spesso chi spara lo fa come sparano contro i segnali stradali. È una cosa che viene fatta per divertimento. Ah, e poi non revisionistico, perché allora, se tu dici revisionistico, dai già l'idea che sia una cosa negativa. Sai come? Immaginiamo. Tu dici no, questi non sono veri rivoluzionari, sono dei rivoluzionisti. Ista dall'idea di qualcosa che è un po' pervertito, sai? Qualcosa che è corrotto, nel senso, non è un vero rivoluzionario, uno che fa le cose così tanto per fare la rivoluzione, questo è un rivoluzionista. In caso, se tu dici revisionismo, dai già l'idea che sia una cosa negativa, no? Conismo, revisionismo. Invece ci possono anche, cioè, i termini vanno usati in modo neutro. Una persona, cioè, tu no, non devi esprimere un giudizio di valore sui, appunto, i revisionari, chiamandoli revisionisti, perché fanno una cosa come eliminare il passato. Che sì, possiamo considerare sbagliata, però non va bene partire dal presupposto che tutte le eliminazioni di cose passate siano negative. Sai, bisogna essere obiettivi. È davvero strano questo melone, eh?